Marco Fusi, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Marco Fusi è un clarinettista, noto peraltro, io ammetto l'ignoranza, ma ho preso informazioni e so che lei gira anche per festival internazionali, molto apprezzato per la sua arte, per la sua musica, è conosciuto. È richiesto, invece in Italia, siccome lei ogni tanto si esibisce anche in strada, come fanno gli artisti, perché intanto ci si esibisce per strada? Perché è un modo per sfuggire un po' a una certa miopia che c'è in Italia nell'ambito della programmazione musicale. Mm-hmm. Cioè, in strada sono libero di fare cose magari un po' fuori dall'ordinario, sì, che invece magari non mi vengono richieste nei teatri, dove bene o male si esibiscono i soliti noti e le solite cose. Certo. Infatti, lì c'è proprio una libertà in cui l'artista può esprimersi col massimo della libertà e della creatività. Sì, ma si vede anche nelle arti figurative. Vediamo Banksy, per esempio, quello che fa. È un modo un po' per cercare di sfuggire un po' alle maglie di un certo conservatorismo che c'è in Italia, tant'è vero che, come lei ha fatto notare, recentemente per esempio mi hanno invitato a uno dei 10 top festival, sì, a Nice in Serbia, in Europa, certo. A Nice in Serbia. Mentre invece in Italia certe cose faccio molta più fatica a farle passare. E soprattutto in Italia c'è appunto quella che io ho chiamato la burofollia. Qua invitiamo gli ascoltatori a raccontare. Lei ha accumulato, suonando per strada, perché a volte suonando per strada si violano alcune leggi, in un caso mi sembra che lei abbia violato anche un regio decreto, e ha accumulato multe per quanto? 7.000 euro, credo di essere il musicista più multato della storia. 7.000. Ma quello che vorrei far notare è che io queste multe le ho prese rispettando, essendo assolutamente in regola con le leggi. Perché per esempio quel decreto, cioè io non sono un provocatore che va in giro a suonare. Cioè lei chiede le autorizzazioni prima di suonare? Come? Lei chiede l'autorizzazione. E come mai la multano? Scusi. La multa, questo è ignorante, perché in genere il vigile, se gli dici che sei in regola e lui dice il contrario, vuole aver ragione lui, la prende per una. È il burocrate. Diciamo, è un burocrate. Tu dici che tu mi dai dell'ignorante e io ti punisco. È il burocrate in quel momento, è lo Stato che interviene, sì, con la sua puntigliosa. Vorrei anche spezzare un'arancia, non sono tutti così, cioè io adesso a me non va neanche di generalizzare, perché ci sono, anzi ho incontrato anche persone molto ragionevoli, molto gentili, però purtroppo in mezzo a tutte queste persone trovi quello magari più limitato dal punto di vista mentale. Sì. E viene fuori il caso di cronaca. Ma qui viene da capire anche perché 2.000 euro di multa a Bordighera per aver violato un regio decreto. Per la verità è stata tolta poi quella multa, ma come fa un vigile a sapere e come fa un vigile a conoscere il regio decreto del 1931? Ma quello deve chiederlo al vigile, però io tra altre cose al vigile avevo, tra l'altro si chiama Paolo Conte, è venuto fuori come il cantautore. Sembra una barzelletta. sì, ma proprio una cosa che raccontarla, voglio dire, io ho spiegato al signore che, guardi, mi sta contestando la legge che è fuori vigore. Lui, per dimostrarmi che avevo ragione, io gli stavo mi ha levato questo verbale di 2.000 euro, ma la cosa più divertente è stata che ne ho prese 5.000 euro nella città della musica, Sanremo. No! Sì, a sì, Sanremo? Sì. Ma come? A Sanremo. Cioè, a perché Sanremo. Va bene il festival di Sanremo, ma non suonare per Sanremo. No, ma come mai? Che razza di violazione ha combinato? Lì, anche in quel caso, tra l'altro c'è un video che ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni su internet, sì, che vede tutti anche la folla inferocita mentre mi stanno multando. Io avevo tutti i permessi, tutte le autorizzazioni, i vigili nonostante quello volevano farmi sgombrare a tutti i costi, io mi sono rifiutato e io avevo due miei CD regolarmente, con tutte le tasse regolarmente bollinati, SIA eccetera, e loro mi hanno levato una multa di 5.000 euro per vendita illegale di CD.
Anche qui, senza conoscere assolutamente la legge, perché la legge ti consente di vendere questo. I prodotti del tuo ingegno. Vabbè, come... Marco Fusi, ma tra l'altro Sanremo, quella città dove poi i vigili, vabbè, per altre vicende sono finiti un pochino così nell'occhio del ciclone della cronaca, il famoso vigile in mutande, no? Esatto. I famosi... va bene, no, guardi, facciamo così, ci tenga informato, ma lei le paga queste multe? Dobbiamo concludere. Ma assolutamente, io ho fatto ricorso, ma anche perché è legale, però purtroppo il sindaco dopo 2 anni non mi ha ancora risposto. E soprattutto deve pagare gli avvocati. Marco Fusi, in bocca al lupo, ovviamente, è clarinettista di fama internazionale, si può dire, ripeto, aprirà ad agosto il Festival del Jazz di Niš, il Nišvil Jazz Festival in Serbia, che è, secondo il Guardian, uno dei 10 jazz festival migliori d'Europa, e in Italia, pur essendo in regola, dalla burocrazia viene trattato così. Oh, signor